Sta per arrivare come sempre il nostro oroscopo quotidiano. Ciao da Mauro. Oggi 24 giugno, ovviamente si festeggia San Giovanni Battista. Compleanni Renzo Arbore, il grande conduttore, showman, autore di tutto. 24 giugno 1937. Nella musica c'è un cantante, il cantante de Il Volo, Piero Barone, nato il 24 giugno del 1993. Una metafora oggi per la frase del giorno: i giardini belli vuotano i borselli. 24 giugno, dall'Ariete ai Pesci. Ecco l'oroscopo. Ariete, siate più cauti con le parole e non esprimete giudizi avventati. È meglio mantenere un certo riserbo e non assumere alcuna posizione nei confronti di quella persona. Dovete ancora imparare a conoscerla più profondamente prima di poter avere una corretta opinione su di lei. Toro, potrete unirvi ai vostri amici per praticare una giornata tutta sportiva. Sarete dotati di una buona resistenza fisica e la voglia di divertirvi farà in modo che la pigrizia che vi contraddistingue venga una volta tanto messa da parte. Gemelli, potrete contare su una giornata all'insegna di nuovi incontri e del sorgere di nuovi interessi. Vi troverete coinvolti in rapporti con persone che si interessano di materie astratte, delle quali voi non vi siete mai occupati più di tanto. Approfondirete ogni argomento con grande partecipazione. Cancro, per recuperare le energie, niente di meglio che riposare qualche ora di più. Dopo vedrete il mondo in modo meno pessimistico e potrete organizzarvi una giornata come più vi piace. Non dimenticate di andare a trovare una persona che già da tempo attende una vostra visita. Leone, anche oggi dovrete fare attenzione a non provocare attriti con chi vi è accanto. Non è detto che le vostre soluzioni siano sempre le migliori. Anche se ne siete convinti, date ascolto anche a chi non è affatto d'accordo con voi. Un pizzico di tolleranza in più e ritroverete il sorriso. Vergine, rimanere tranquillamente a casa, senza dover incontrare persone e sentirvi impegnati a sorridere, anche se non ne sentite il desiderio, sarà per voi la situazione ideale. Utilizzate ogni momento della giornata per ricaricarvi nella maniera più adatta per riequilibrare il vostro umore. Bilancia. Oggi potreste vivere una giornata nella quale vi sentirete particolarmente tesi. Questo potrebbe causarvi un atteggiamento particolarmente litigioso nei confronti di persone che vivono accanto a voi, provocando inutili malumori. La soluzione migliore è quella di calmarvi. Scorpione. Oggi godrete di una buona affermazione nel settore delle nuove conoscenze. Potreste entrare a far parte di un giro formato da persone che risultano particolarmente affini a voi. Evitate di volere organizzare da subito nuovi progetti. Fate un passo alla volta con saggia prudenza. Sagittario, potreste avere problemi con un vicino di casa o comunque con una persona con la quale avete contatti quasi quotidiani. Non arrivate al litigio, ma mantenete un rapporto rispettosamente fermo sui vostri punti di vista. Potreste vincerla voi. Capricorno, vi sentirete alquanto svogliati e niente riuscirà a farvi uscire dal vostro torpore. E allora regalatevi una giornata tutta per voi da trascorrere coltivando i vostri hobby preferiti, ma ripromettetevi poi di scuotervi per ritrovare il buon umore. Qualcuno desidera la vostra compagnia. Acquario, cose semplici in questa giornata, ma non per questo banali o insulse, perché riuscirete a dare un tono entusiasmante a tutto. E così le piccole spese di fine settimana si trasformeranno in un allegro shopping. Qualche extra verrà regolarmente concesso. Fantasia in abbondanza. Pesci, potrete giocherellare a coccolare o lasciarvi coccolare da chi amate questa mattina. Non ci sono limiti di orario e anche se tirerete tardi, nessuno ha bisogno della vostra presenza. Meno male, perché avete intenzione di recuperare un po' di quelle tenerezze che da tempo desideravate.